andiamo a scaldarci una spalla e l'altra. O due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Tutto un braccio e l'altro. Circonduzioni indietro delle braccia. O due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sblocchiamo il torso e facciamo anche mezza torsione del busto. O due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ne facciamo ancora otto, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Bene, lato, lato, flessione laterale del busto. O due, tre, quattro, cinque, sei, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno, twist, mi raccomando, fermo il bacino e twist, on, glutei contratti, addominali contratti per stabilizzare la posizione, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Continuiamo a scaldarci con dei jumping jacks. Mi devo spostare. Allora, chi non vuole saltare, braccia e gambe. D'accordo? O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sei, cinque, quattro, 3, 2 e 1, stop. Questa volta talloni al gluteo, anche saltellando, so, butt kick, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 4, 2, ancora, ancora 16, otto, quattro e stop, passo e chiudo, quattro, tre, due e uno, ripetiamo ancora una volta, jumping jacks e butt kick, 16, per due, per due, per due, per due. Andiamo, on. Due, tre, quattro, sei, otto. Tre, due, uno, ancora. On. Cinque, sei, sette, otto, ancora otto. Sei, cinque. 3, 2 e butt kick, qui e qui, saltando, on, 4, 5, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 16 ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4,
2 e 1. Stop. Bene. Ci siamo scaldati. Ora iniziamo a lavorare con i nostri pesetti. Chiaramente ognuno sceglierà il peso che più si addice alla sua preparazione. D'accordo, andremo a fare dei bicipiti, ma non con i pesetti girati come si fa normalmente, ma a martello. D'accordo, quindi saranno paralleli tra loro i pesi. Questo simulerà un po' la posizione del ciclismo quando, per aiutare la pedalata, si tira sul manubrio, ok? Proprio con le braccia. Ora, bicipiti alternati. Salgo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ne facciamo ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1, sono 25. Ora andremo a fare uno squat, ma quando mi alzo vado in mezza punta, un calf raise. Abbiniamo lo squat con un calf raise, d'accordo? Andiamo, squat, su, on, su, teniamo i pesi, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, salgo 8, 9, sono 25 anche questi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e l'ultimo 25. Passiamo al tappetino, dove andremo a fare degli addominali. Iniziamo a lavorare con gli obliqui, d'accordo? Come? Semplicemente portando le gambe al petto. 2, 3, 4, 5, che gli addominali non fanno mai male, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Cambio giro, cambio parte. Da qui sulle gambe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 ancora, 5, 4, 3, 2 e 1. Velocemente
ritorniamo in piedi con i nostri pesetti. Riprendiamo, come va? Tutto bene? Sì. Tutto bene? Siamo all'inizio. Riprendiamo i nostri bicipiti. Quindi, li alterniamo? Ma sì, dai, alterniamoli. Che andando in bicicletta si pensa che le braccia si usino poco. In verità si usano tantissimo, soprattutto quando si va in salita, perché in particolar modo i bicipiti servono proprio a controbilanciare la forza della pedalata. Pensate un po', andare in salita e staccare le mani, cosa succede? È un disastro? Pensate, non provate però. 4, intanto ne facciamo qualcuno in più, 5, 6, 7, 8, 9, bruciano 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 5, 4, 3, 2 e 1, stop. Ma bruciano solo a me i bicipiti? Scendo e su. 2, squat e calf raise. Ricordatevi che la schiena non si piega, schiena dritta, salgo, dritto, salgo. E 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schiena dritta, 10, 9, 8, schiena dritta, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Da qui facciamo lavorare solo i polpacci, semplicemente calf raise on. Polpacci, anche questi importantissimi durante la pedalata. 5, 6, 7, 8. E alziamo anche la punta, già che ci siamo. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Facciamo anche 25 squat, ancora 5 però, 5, ho sbagliato, 4, 3, 2 e 1. Ancora 25 squat, solo squat. Andiamo, pochi, on. 2, li facciamo più veloci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, a terra. Addominali, andiamo sempre con gli obliqui, questa volta semplicemente salgo con le gambe senza piegarle, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3,
2 e 1. Cambio parte. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 5, ogni tanto passa la gatta, 4, 3, 2 e 1. Stop, allunghiamo un salto. Bene, ci alziamo, riprendiamo i nostri pesetti. Ora, guardate voi quanto peso utilizzare, i dorsali sono muscoli molto forti, e anche loro sono coinvolti nella pedalata, proprio soprattutto sulla bici da strada, anche nella posizione, nella postura. Cosa andremo a fare? Un salgo, un row e una distensione, un'estensione del tricipite, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fa caldissimo oggi, 8, 9, meno male, 10, 10, ah non mi lamento perché qui ha fatto un maggio orrendo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop, cambio parte e vado. 1, 2. Ma la Tiziana è arrivata? Niente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop. Ora prendiamo tutti e due i pesetti e andiamo a fare un lavoro per le gambe, in particolare per i femorali e i glutei. Stacchi con tutte e due le gambe, ok? Quindi scendo e salgo. Ricordatevi, quando scendete, di buttare indietro i glutei, ok? E quando salite, contraendo i glutei e lavorando di femorali, li risucchiate, d'accordo? Non deve lavorare la schiena, o meglio, lavora, ma non sollevatevi con la schiena, sollevatevi con la forza delle gambe. Andiamo. 1, 2, 3, 4,
No. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. E 1. Ancora 5. 5. 4. 3. 2. Tutto bene? Sì. E 1. Stop. Ora ci sediamo a terra per i nostri addominali, dove andremo a fare un V-sit, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Ce ne sono ancora due. Stop. A terra. Andiamo a lavorare con gli adduttori, quindi l'interno coscia sulle gambette, apro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne facciamo ancora 20? Questi sono relax, proprio in scioltezza. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Si ritorna su e si fa la seconda serie. Mi raccomando, se vedete passare qualche essere strisciante, avvertitemi, Allora, andiamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dorsali e tricipiti sono muscoli, anche loro molto importanti nella postura della pedalata, perché sono quelli che sorreggono praticamente il peso di quasi tutto il busto. Ce ne sono ancora 15. Ho sbagliato a contare, ma non importa. 13. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, che bruciore, 2 e 1. Ma bruciano solo me i muscoli? Nessuno si lamenta. 2, manca la Tiziana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 4, 3, 2 e 1. Ok, andiamo con gli stacchi e 1, glutei e femorali, 2, contratti bene, spingete i piedi per terra per sollevarvi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bissit, addominali, ci mettiamo a terra, gambe sollevate, su, on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5 ancora, questi sono faticosissimi, 3, 2 e 1, a terra, ci riposiamo con gli adduttori, qui, ma nessuno si lamenta, perché nessuno si lamenta, è troppo semplice, fate poca fatica, mannaggia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che sole, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, strecciamo un salto e ritorniamo in piedi, come va? Tutto bene? Comunque, qui il peso, press up, quindi da qui su, 1, 2, 3, 4, gomito, altezza, spalla, 8, 5, 4, 3, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e cambio qui e si va, mi sposto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1, stop. Ora faremo un affondo in avanti molto lungo e molto profondo, ok? Quindi affondo e salgo, d'accordo? Un passo bello lungo, on, su, 2, 3,
passo lunghissimo, passo da gigante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E si cambia gambetta. Vado. Passo da gigante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, che fatica, 19, solo 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop. Abituati a farli corti, quelli lunghi si sentono. Mi giro di qui così non ho solo in faccia. Crunch inverso, quindi andiamo a portare le ginocchia al petto, d'accordo? Anche gli addominali chiaramente sono importantissimi nella pedalata perché stabilizzano la postura. Quindi andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 5, 5, 4, 3, 2 e 1, stop. Ritorno velocemente in piedi con il nostro pesetto. Press up, spinta in alto, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sentite com'è il braccio pesante? 22, è pesante solo il mio, 24 e 25, è pesante anche il vostro, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 25, stop, affondo da gigante, faticosissimo, andiamo, 2, gigante, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Cambio e vado. On. Tanto lavora l'altra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Dai che sono finiti, sono finiti. A terra, addominali inversi. 1, stop, rilasso, che fatica, però abbiamo quasi finito, ci siamo quasi. Ok, ora andiamo a fare un lavoro per i tricipiti, che nella bici intervengono praticamente per tutto il percorso, perché quando si è soprattutto sulla bici da strada si tengono proprio le mani così e ci si appoggia sul tricipite. Andiamo con questo esercizio proprio a riprodurre la stessa postura, la stessa posizione. Mettiamo le mani in avanti e pieghiamo i gomiti, ok? Da qui stendo, piego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Che dolore! Facciamo una cosa più piacevole, ci mettiamo schiena a terra e andiamo a fare una leg extension andando a isolare il quadricipite, che sapete che è importantissimo nella pedalata, un muscolo importantissimo. Visto che siamo senza peso ne faremo tanti, d'accordo? Quindi da qui stendo bene. Se sentite la schiena inarcarsi,
mani sotto la schiena, perché tanto ci stiamo concentrando sul quadricipite, non sugli addominali. Senza mani invece intervengono anche gli addominali, quindi va benone. Vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 40, 42, 44, 46, 50, stop, streccio. Ora prendiamo ancora il nostro pesetto e andiamo a fare un passo peso. Non usate pesi pesanti, eh. Io ho 2 kg ed è già tanto. Sarebbe meglio 1 kg, una bottiglietta d'acqua, qualsiasi cosa. Dobbiamo andare a passare il peso dalle gambe alle braccia, ok? On. Attenzione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne facciamo 15 perché sono doppi, 13, 14 e 15, stop, rilasso, come va? Male? Bene, c'è ancora un giro però, c'è ancora un giro. Allora, mani lontane, da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, che male le ginocchia, 1, ancora 5, 4, 3, 2 e 1, stop, allungo, l'avete fatto bene? Non mi sembri molto convinta. Quadricipiti, leg extension, da terra qui, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, e che bruciore! Pesetto! Vado! On! Due! Tre! Quattro! Bruciano anche qui i quadricipiti! Cinque! Sei! Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 14, ce n'è ancora uno, e 15, stop, che dolore, allungo e shakerò le gambe a terra, come va? Ok. Raccolgo le gambe al petto, prima una e poi l'altra. E appoggio i piedi a terra. A cavallo, una gamba sopra l'altra, braccia larghe, io non posso. Le allargo pochettino pochettino, se no vengo mangiata dalle formiche. Scendo dalla parte della gamba accavallata e giro la testa dalla parte opposta. Centro, scavallo e riaccavallo. Scendo e testa. Centro e riscavallo. Ora portiamo il tallone sul ginocchio, solleviamo la gamba, stretchiamo il gluteo e facciamo pressione anche portando la gamba al petto con le braccia. Aumentiamo la pressione. Ok, scendo. Giù, cambio gamba, da qui, su, tiro. Appoggio. Qui. Riporto ancora le gambe al petto, dondolo sulla schiena e mi siedo. Ok. Allora. Mi siedo a rana, prendo le caviglie con le mani, i gomiti alle ginocchia e spingo. Ok, lascio e da qui mi siedo. Mi siedo sui piedi, allungo tutta la colonna. Mento al petto. Pian piano srotolo, srotolo la colonna e giro le spalle. Strecciamo i quadricipiti come portando un tallone al gluteo e spostando un po' indietro la gamba. Aspettate, allora da così
Porto indietro la gamba. Ok, lasciamo. Il gluteo l'abbiamo già strecciato, ma strecciamo tutto il posteriore puntando il piede, il tacco in verità, e poi passo indietro, appoggio e mi alzo, streccio. Ok, torno, cambio gamba, su, porto indietro. Punto il tacco, prendo la punta del piede, ok, passo indietro e su, streccio. Ok, ritorno, respiro e giù. Prendo un gomito e porto verso la spalla. Respiro ancora e giù. Prendo l'altro, lo porto verso la spalla. Respiro ancora. Scendo, incrocio le mani dietro la schiena e alzo, apro i pettorali. Scendo, l'ultimo respiro. E fuori tutto, giù. Bravissimi.